Grazie, grazie ancora per la pazienza. Buongiorno, scusateci tanto se vi abbiamo fatto abbronzare stamattina, abbiamo avuto qualche contrattempo. Grazie di essere qui e Allora, della pazienza. I tempi diciamo del ministro, i tempi delle istituzioni, chiamiamoli così. Allora, con me sul palco. Non cominciamo, non però, cominciamo. Non cominciamo, per cortesia, educazione. Il ministro è nostro ospite. Vi ricordo. E la raccomandazione è anche domande, diciamo così, pacate e che non siano troppo lunghe. Allora, con me sul palco una delle firme del Fatto Quotidiano, nonché autrice del libro più venduto ormai da settimane, coautrice. Un signore che si chiama Marco Travaglio. Il libro è Perché no? Oltre 40.000 copie vendute? Sì, pare di sì, grazie. In testa alla saggistica da settimane, questo non vuol dire che non dovete smettere ancora di comprarlo, anzi c'è uno stand che so che sta per essere rifornito nuovamente di copie. Silvia Truzzi. Io oggi sono qui, grazie, in veste di moderatrice. Chiamiamo subito i nostri ospiti, così entriamo nel vivo del dibattito. Il professor Gustavo Zagrebeschi, presidente emerito della Consulta, e il ministro della giustizia Andrea Orlando. Possiamo cominciare, direi, no? Lascio il microfono. Prego. Ma io volevo cominciare da lei per approfittare della sua maestria nell'insegnamento per capire cosa succede alla Costituzione del 48 quando e se dovesse passare la riforma. Sì, posso mettermi in piedi? Io preferisco lunga. Sì. Allora, buongiorno a tutti. Mi dispiace per l'abbigliamento che non è all'altezza dell'occasione, ma vabbè. Allora io non evito la domanda che è quella centrale, cioè Silvia Truzzi, la dottoressa Truzzi ci invita a riflettere, diciamo, sulla ratio, come direbbero i giuristi, cioè sul senso profondo della riforma, al di là dei singoli aspetti sui quali credo che ci intratterremo, avremo modo di intrattenerci questa mattina. Abbiamo tempo, non siamo in un talk show dove si dicono poche parole per affossare le idee altrui, siamo qui per riflettere insieme, anche se i giornali hanno presentato questo nostro incontro come un duello. Non si tratta affatto di un duello, non si tratta di darci delle stoccate l'uno all'altro. Siamo qui per fornire degli argomenti di riflessione. Come si fa, come si dovrebbe fare in un dialogo? Il dialogo ha una sua etica, che è questa. Ciascuno di coloro che dialogano porta i propri argomenti, con l'intento di far crescere delle convinzioni comuni. E quando si entra in un dialogo si deve essere disposti anche a cambiare le nostre opinioni, perché se si esce da un dialogo con le opinioni che avevamo all'inizio si è perso il tempo. Quindi io... Cioè, state facendo un applauso a niente di meno che a Socrate, il quale diceva questo: se in un dialogo, Socrate era il maestro, è il maestro del dialogo, diceva questo: se io entrando in un dialogo trovo qualcuno che mi convince di un mio errore, di non aver capito una cosa, mi ha costretto ad approfondire e quindi a cambiare la mia opinione, io gli sono grato, perché mi ha privato di un errore. Ecco. Allora, questo io penso sia lo spirito di questo incontro con il signor Ministro della Giustizia. Io sono disponibile a cambiare la mia opinione e sarei felicissimo se il Ministro alla fine di questo incontro avesse cambiato anche la sua. Questa è la prima premessa, Silvia. La seconda premessa è la seguente.
l'oggetto del nostro incontro è la Costituzione e la sua riforma. La Costituzione è quella tavola di regole, di valori, di principi che consentono a un popolo di governarsi. Prevedono gli strumenti del governo in vista di una convivenza politica. Credo che su questo punto siamo tutti d'accordo. Innanzitutto il ministro sarà d'accordo con me, che non c'è nulla di più difficile che governare un paese. Signor ministro, possiamo partire da qui? Davvero non c'è nulla di più difficile. Ragione per la quale io apprezzo sempre i nostri governanti che quando vengono investiti di una funzione di governo non mostrano ilarità, non mostrano soddisfazione, non mostrano vuota incoscienza, ma portano magari anche nel loro modo di essere, nel loro modo di porsi, nel loro modo di affrontare le questioni, il senso della serietà e del peso che si sono assunti. Governare non è una festa, signor Ministro, su questo siamo d'accordo. Forse è il mestiere, se posso dire così, più difficile a cui una persona possa essere chiamato. Va bene, Silvia, queste due premesse. Allora, il senso del dialogo e la difficoltà del tema sul quale ci stiamo confrontando. Allora, la tua domanda era sostanzialmente formulabile in questo modo. Cos'è che spiega nell'insieme questa modifica della Costituzione che tocca quante? Un terzo della Carta. 47 articoli, quindi una riforma complessiva, si dice della seconda parte della Costituzione. Non è vero che la prima parte della Costituzione resti intonsa, perché la macchina di governo, la macchina di decisione politica è finalizzata, dovrebbe essere finalizzata alla realizzazione della prima parte della Costituzione. Se i nostri costituenti hanno previsto una democrazia partecipativa, lo hanno fatto perché la prima parte della Costituzione contiene delle norme, si dice, programmatiche, che danno delle grandi indicazioni sul modo di concepire, di costruire, di regolare i rapporti sociali, i rapporti economici e così via. Quindi noi, trattando della seconda parte, in realtà mettiamo un'ipoteca anche sulla prima parte della Costituzione. E poi aggiungo, la prima parte della Costituzione è una parte profondamente inattuata oggi. Non siamo tranquilli nel dire non si tocca la prima parte della Costituzione perché quella resta quella che è. Quella non resta quella che è, non è già restata quella che è. Se noi prendiamo l'articolo 1 della Costituzione, faccio solo questo esempio, la Repubblica fondata sul lavoro, ci rendiamo conto che queste norme programmatiche basta lasciarle scritte lì tranquille perché non valgano più quasi nulla. Quindi la seconda parte della Costituzione è una serie di istituzioni, di meccanismi che devono essere attivati in vista della prima, per riattivare, per rianimare la prima parte della Costituzione, che è profondamente inattuata. E per non attuarla non c'è bisogno di cambiarla, basta lasciare le cose come stanno. Allora, basta lasciare, cosa sono le cose come stanno? Basta lasciare l'economia che procede secondo le sue regole, basta lasciare il governo della finanza che procede con le sue regole e che per esempio provoca disoccupazione. Ecco. C'è bisogno di una grande ripresa politica affinché anche la prima parte della Costituzione possa essere rianimata. Adesso la tua domanda. La politica. Che cosa è la politica? Beh, si potrebbe fare. È vero che abbiamo un po' di tempo, ma non è sufficiente. Ma io mi riferirei a una distinzione antica, classica, ma che è sempre valida.
Dicevano gli antichi, non sto a farvi delle citazioni perché sono fastidiose, poi diciamo è il mio mestiere fare citazioni. Professorone. Come? Professorone. Professorone, va bene. Allora, ci sono due modi di concepire il governo di una società. Uno è stato definito allora, sto parlando della Grecia del IV secolo avanti Cristo, è il metodo pastorale. Questa idea è stata ripresa recentissimamente. L'idea del pastore. E l'altra idea è quella del tessitore. Se qualcuno è interessato a fare una lettura su questi temi, può utilmente ricorrere al dialogo socratico, ancora una volta, intitolato Il politico, per l'appunto. Allora, che cosa è l'idea del pastore? L'idea del pastore è quella che c'è qualcuno, come il pastore, che ha di fronte a sé il gregge. Il gregge è l'insieme di soggetti, in questi casi animali, ma nel caso nostro i cittadini, incapaci di governarsi e hanno bisogno di qualcuno che li guidi, come fa per l'appunto il pastore. Li guida in che modo? Blandendoli, persuadendoli, i più giovani userebbero la parola intortandoli, con parole rassicuranti o, nel caso in cui sia necessario, usando il bastone. Bastone carota, diciamo così, per il governo del pastore, il governo pastorale, che parte da una profonda, da un profondo pessimismo sulla capacità dei singoli di autogovernarsi. Il secondo modo di affrontare il problema del governo di una società è quello del tessitore. Chi è il tessitore? Il tessitore è colui che mette insieme i fili della trama in modo tale che ne venga un quadro ragionevole, un quadro accettabile. Il tessitore è anche un quadro bello. Bello, un quadro nel quale ci piaccia vivere. Il tessitore, attenzione, in questo dialogo si dice che il tessitore però prima di tutto deve fare opere di separazione. Il tessitore, vi ricordate, una volta c'erano coloro che cardavano la lana. Se sto esagerando nel tempo me lo dici. Un pochino. No, comunque c'era questa operazione. Prima di tutto si purificava la lana, poi si prendevano i pezzi di lana e li si metteva insieme, si formavano dei fili. Si scartavano i fili difettosi. Dopodiché si costruiva il quadro, il tessitore metteva insieme. Allora, questo è il secondo modo di concepire la politica. Mettere insieme le forze sociali positive di una società, positive. Non serve all'opera del tessitore parlare di, come diceva il Presidente del Consiglio, il partito della nazione. Ecco. No, non il partito della nazione che coinvolge qualunque cosa, ma prima di tutto il politico deve saper distinguere. Una cosa sono gli imprenditori onesti e un'altra cosa sono gli imprenditori collusi. Una cosa sono i sindacati corporativi e un'altra cosa sono i sindacati o le parti nei sindacati che hanno un'idea di convivenza civile non basata sugli interessi particolari. Una cosa sono gli imprenditori che sfruttano i bonus del governo, com'è? Per interessi propri, speculativi e non in vista dell'aumento della produttività. Ecco, bisogna saper distinguere e non mettere tutti quanti insieme. E una volta che si sono distinti,
Una cosa sono i cementificatori delle nostre coste e un'altra cosa sono coloro che invece operano per difendere il patrimonio paesaggistico del nostro paese. Non si può governare, non si può essere dei buoni tessitori pensando di mettere tutti insieme, di far confluire tutte le esigenze che sono contraddittorie in un piano di governo. Ecco, allora, venendo alla riforma costituzionale, io credo che il senso finale delle tante norme, tante eterogenee, molte delle quali, signor Ministro, io non le ho capite. Anzi, aggiungo che, essendo io un vecchio professore di diritto costituzionale, avendo di fronte questo testo, ho detto ai miei studenti nell'ultima lezione: se passa questa riforma io non insegnerò più diritto costituzionale, per una ragione, per una ragione molto, scusate, che riguarda i miei limiti, perché ci sono delle parti essenziali di questa riforma che non ho capito, che non capisco come possano funzionare. E quindi, un esempio. Gli esempi possono essere tanti. Per esempio, la composizione del Senato della Repubblica, del nuovo Senato della Repubblica, il quale, come voi sapete, in una prima stesura, cioè questo Senato ha avuto tante trasformazioni. Si diceva il Senato delle Regioni, i presidenti delle Regioni, poi si è detto no, bisogna invece che ci siano delle forme di rappresentanza, quindi sono i consiglieri regionali e sindaci, un sindaco per ogni regione, eletti dai consigli regionali. Noi sappiamo cosa vuol dire eleggere. Eleggere vuol dire eligere, scegliere. Poi, per vicende connesse all'iter parlamentare di questa riforma, che viene, scusate, questa è una piccola parentesi, è quasi una maleducazione dirla, ma è una verità, che viene da un Parlamento che la Corte Costituzionale ha definito illegittimo, signor Ministro. È vero che l'ultima parte della sentenza della Corte, e io stesso, intervistato da qualche giornalista, avevo detto: dopo la sentenza della Corte non è che non abbiamo più un Parlamento. Quella sentenza usava delle formule estremamente radicali, diceva che con la legge, allora era il porcellum, no? Scusate se uso questo linguaggio poco professorale, il porcellum, si era rotto il rapporto di rappresentanza democratica. Non è uno scherzo, rotto il rapporto. Come? Cioè, non ho capito, alla fine ci sarà il tempo per le domande e per le risposte. Come si elegge il Senato, vogliono sapere, ma l'abbiamo, ecco, questo, no, vabbè, non lo sanno, questo, ancora, questo non era, si sa ancora, era come una, si eleggerà il Senato. Adesso ci arrivo, questa era una parentesi per dire che noi siamo di fronte al tentativo di cambiare metà della Costituzione da parte di un Parlamento che la Corte ha definito essere democraticamente illegittimo, e con questo non che il Parlamento non esista più, ma avrebbe dovuto limitarsi alle cose urgenti per arrivare a rinnovare il Parlamento con una nuova legge elettorale conforme alla Costituzione. Ma non è successo. Adesso, allora, comunque nel secondo comma dell'articolo che riguarda la composizione del Senato, si dice che questi senatori saranno eletti dai consigli regionali. Poi, per vicende relative ai contrasti tra la minoranza del Partito Democratico e la maggioranza del Partito Democratico, la minoranza voleva che ci fosse un'elezione diretta dei senatori, si è aggiunta all'ultimo momento una formula con la quale si dice che i senatori sono indicati, adesso non mi ricordo la formula ma è estremamente precisa, sono indicati dagli elettori. Sì, in base alle scelte degli elettori. Allora, qui non si può fare quadrare queste due cose opposte. O sono i consigli regionali che eleggono,
o sono gli elettori che indicano. Se sono gli elettori che indicano, vorrà dire che i consigli regionali potranno al massimo ratificare, perché se cambiano l'ordine delle indicazioni date dagli elettori non saranno più scelte conformi a quelle. Qui c'è un calambur, c'è una contraddizione. So che gli uffici governativi stanno lavorando, il listino a parte, eccetera, ma la contraddizione rimarrà insolubile, perché non si può dire che se c'è il sole fa notte, ecco. E nasceranno indubbiamente delle controversie su questo. Ma queste, siccome mi avete chiesto un esempio, io vorrei concludere questo primo mio intervento dicendo questo. Vi sembra che il nostro paese abbia la necessità di confrontarsi e di dividersi così radicalmente su un tema come l'abolizione o la soppressione o il superamento del bicameralismo perfetto? Poi discuteremo sul fatto che il bicameralismo perfetto appesantisca il procedimento legislativo, ne discuteremo. Ma vi sembra che di fronte ai problemi che dicevo prima, mafia e non mafia, sud, sottosviluppato, nord, assalto della finanza internazionale dei beni pubblici italiani, a cominciare dai beni paesaggistici, il malessere sociale che c'è in Italia, tutte questioni che avrebbero bisogno di decisioni politiche che dividono il nostro paese. Non siamo un paese tutto buono. Nel nostro paese ci sono forze che avrebbero bisogno di essere combattute, di essere messe ai margini, non di essere coinvolti in questa melassa in cui siamo tutti italiani e essere italiani è una cosa bella. Come in tutti i paesi, e in Italia forse più che in altri paesi, ci sarebbe bisogno di chiamare a raccolta le forze che sono disponibili a rinnovare davvero il nostro paese. E il rinnovamento del nostro paese non si fa abolendo il bicameralismo perfetto, signor Ministro. Abbiamo delle cose molto più urgenti da fare. Ecco, questo è la mia considerazione finale in questo primo intervento. E invece noi stiamo spaccando l'elettorato tra persone tutte per bene, che si dividono però tra il sì e il no su un referendum di cui non si capisce la importanza. O meglio, io l'importanza la capisco, perché ciò da cui dovrebbe venire fuori, a mio modo di vedere, dalla riforma, è il passaggio da una democrazia della tessitura a una democrazia del pastore, la governabilità. In nome della governabilità. E questo francamente non mi piace, perché poi la democrazia del pastore che cos'è? È la democrazia, noi, è la democrazia esecutiva, ecco, se posso usare un'espressione di sintesi. Ciò a cui ci porta la riforma è il plusvalore dell'esecutivo. Esecutivo, viviamo in un'epoca esecutiva. Solo una battuta, tutti noi abbiamo preso treni ad alta velocità. Qual è la classe più elevata nei treni ad alta velocità? Come si chiama? Executive. Non è venuto in mente a nessuno di chiamarla legislative. Ecco, e questo, badate, è un segno dei tempi. Alcuni giornali qualche giorno fa hanno riportato una deliberazione del Consiglio dei Ministri, la sigla del Consiglio dei Ministri è CDM, l'hanno riportata come CDA, Consiglio di Amministrazione. Bellissimo. Ecco, l'idea dell'Italia come una impresa. Quelli che sono contrari a questa riforma non hanno l'idea dell'Italia come un'impresa, hanno l'idea dell'Italia come un paese che si autogoverna democraticamente. Grazie, professore. Allora, signor Ministro, immagino che vorrà rispondere alle molte sollecitazioni del professore.
Volevo chiederle... No, ma non ci aggiunga molto, mi sembra che il professore ne abbia già messo abbastanza. No, il professore ha toccato un punto, cioè quanto i cittadini non percepiscono l'importanza, che secondo voi, insomma, invece che l'avete proposta, della riforma. A maggio, già campagna elettorale iniziata, il programma di Floris ha fatto due sondaggi, uno all'inizio di maggio e uno alla fine di maggio, su quanto i cittadini sentivano l'esigenza della riforma. All'inizio di maggio era il 6%, erano il 6% i cittadini che ritenevano, interpellati, che ritenevano che fosse importante, alla fine addirittura il 4%, perché si diceva l'economia, la disoccupazione, il lavoro, insomma le pensioni, le preoccupazioni dei cittadini sono altre. Mentre invece voi avete posto la riforma come la cosa più importante di questa legislatura, che, come ha ricordato il professore, a questo però vorrei che lei rispondesse, sciaguratamente inizia con una sentenza che delegittima molto il Parlamento, no? Pur con, insomma, ovviamente confermando il principio di sopravvivenza dello Stato, come ha ricordato il professore. Prego. Ma intanto buongiorno, scusatemi se non mi alzo, ma non per mancanza di rispetto, ma perché a differenza del professore abuso della possibilità di fare delle citazioni, siccome non me le ricordo a memoria me le sono portate dietro. Non sarà un duello chiaramente, perché non sono così, sono temerario e lo ha dimostrato venendo qui, ma non sono del tutto incosciente, quindi non farei mai un duello col professor Zagrebesi. Non sarà, ahimè, neanche un dialogo, perché non sono così presuntuoso da pensare di far cambiare idea al professor Zagrebelsky, anche perché se valesse il ragionamento che fa, immagino che il mio schieramento accetterebbe lo scambio al volo, diciamo me contro Zagrebelsky, siamo in un periodo di calciomercato, quindi prenderebbe al volo il cambio, dico. Mi metto sul mercato. La cosa che credo si possa fare è un confronto tra idee diverse, dando anche un po' un taglio, un segno diverso rispetto ai primi passi di questa campagna elettorale, perché io credo che abbiamo una doppia responsabilità, noi che partecipiamo in qualche modo ad animare il dibattito politico. Una è quella di far prevalere la nostra opinione, ma l'altra, non meno importante, è di coinvolgere una parte di cittadini che ad oggi non comprendono quale sia l'oggetto del contendere, e che sicuramente non sono aiutate se parliamo di cose che non riguardano direttamente l'oggetto del contendere. In questo credo si debba fare anche un'autocritica rispetto ad alcune impostazioni che sono state date, cioè di politicizzare molto questo scontro, di farlo diventare... Personalizzare questo... Mi pare che ci siano tutti gli elementi per dire che c'è stata una falsa partenza e che oggi io credo i mesi che ci rimangono devono essere utilizzati in un confronto nel quale ognuno sostiene la propria tesi e cerca anche di parlare a quelli che non sono stati ancora coinvolti, perché credo che comunque dovrà essere un nostro obiettivo fare in modo tale, si sostenga il sì o si sostenga il no, che possano partecipare quanti più cittadini possibili a questo appuntamento. E questo credo che possa essere almeno questo un impegno comune, perché credo che quando si parla della Costituzione si parla di un tema che davvero riguarda tutti, e siccome riguarda tutti, io credo che questa contrapposizione, diciamo così, tra le cose serie e le cose di cui ci si potrebbe non occupare, tra la dimensione istituzionale vista come un lusso superfluo e invece i temi più direttamente che riguardano la vita dei cittadini, è un tema che il professore sa è stato utilizzato spessissimo. Ma come? Con tutte le cose importanti che ci sono, voi vi occupate del bicameralismo. Guardate, è un argomento che fu addirittura utilizzato all'interno della Costituente stessa. C'era un partito che sedeva nella Costituente, che si chiamava il Partito dell'Uomo Qualunque, che contestava la Costituente di occuparsi di temi che non erano quelli dell'imminenza, cioè quella della ricostruzione, quello del caro vita. Io credo che invece cambiare la Costituzione, poi si può discutere se sia giusto o sbagliato cambiarla, si può discutere se questo sia un cambiamento che va nella direzione giusta, abbia molto a che fare con la vita quotidiana dei cittadini, perché il modo in cui si decide, i tempi con cui si decide, alla fine hanno inevitabilmente delle ripercussioni sulla vita comune dei cittadini.
Noi abbiamo assistito spesso, su questo io sono d'accordo col professor Zagrebeschi, a decisioni di fatto che hanno messo la politica di fronte al fatto compiuto, perché la politica si è presa dei tempi per decidere che non erano compatibili con questa fase storica. Alcuni poteri di fatto, alcuni poteri economici, alcuni poteri finanziari, hanno dei tempi di decisione così rapidi, ora io non dico che quello deve diventare il nostro modello, ma possiamo non tenerne del tutto conto, così rapidi da mettere le democrazie spesso di fronte al fatto compiuto. E noi possiamo utilizzare ancora i tempi che si utilizzavano nel 1948, cioè quando non eravamo ancora in un'economia globalizzata, quando non c'era ancora la finanziarizzazione dell'economia, e quando comunque i ritmi della trasformazione erano molto più lenti di quelli attuali. Non è cambiato niente, lasciamo tutto così com'è, perché in fondo quello è un dogma che non possiamo mettere in discussione. E su questo vorrei fare un altro sommessamente un altro ragionamento. Il professor Zagrebeschi dice: ma ci sono dei principi che formano la parte A della Costituzione e ci sono degli strumenti che formano la parte B della Costituzione. È vero che tra gli uni e gli altri c'è un rapporto di causa-effetto assolutamente meccanico, cioè che se si mettono in discussione la seconda parte si altera in qualche modo indirettamente la prima parte. Se guardiamo ai lavori della Costituente, ancora una volta dobbiamo dire di no. Perché? Per il semplice motivo che coloro che si erano trovati d'accordo, poi su quei principi, come sta il professor Zagrebeschi molto meglio di me, su quei principi fondamentali, se ne contestò per tantissimo tempo la giuridicità, si contestò la Costituzione italiana, gli stessi che l'avevano scritto, perché dicevano non avevano quei principi, quella prima parte non aveva un valore sufficientemente precettivo e cogente rispetto, diciamo, agli obiettivi che la Costituzione si dava. Ma negli stessi lavori della Costituente le ipotesi che emersero rispetto alla seconda parte furono molto diverse. Ci fu l'ipotesi di un Senato così come è emerso poi dalla prima applicazione, di un Senato eletto dalle regioni, le forze liberali sostenevano questa linea, e c'era l'ipotesi di un Senato, la Democrazia Cristiana sosteneva questa, di un Senato eletto e nominato, direi, dalle forze sociali direttamente, riecheggiando un po' quell'impostazione corporativa che era stata propria del fascismo e che aveva caratterizzato anche l'esperienza culturale di alcuni dei costituenti, tra gli altri Fanfani, se non sbaglio, professore mi corregga. Quindi ci potevano essere tanti senati diversi per applicare la prima parte. Se ne scelse uno, si scelse una strada, quella del bicameralismo perfetto, per una ragione, che era quella della ricerca di contrappesi tra forze politiche che temevano la vittoria dell'altra. Perché erano forze politiche che se vincevano l'altra non temevano semplicemente un cambio di governo, ma un cambio di sistema. Tant'è che questa fu la parte più criticata della Costituzione. I costituenti, tutti quelli che non parteciparono, diciamo così, alle due grandi famiglie della Costituente, cioè i comunisti e i socialisti da un lato e i democristiani dall'altro, criticarono fortemente questa puzza di compromesso che in qualche modo segnò l'ultima parte e la scelta di arrivare a questo regime. Ecco la citazione, io vorrei citarla perché credo che possa anche in qualche modo sollevare il professor Zagrebeschi, perché molti di quelli che hanno detto queste cose poi dopo hanno fatto i conti anche da giuristi con la Costituzione. Calamandrei stesso parlò di una mancanza di chiarezza, Messineo disse che non è un capolavoro di arte giuridica, Vittorio Emanuele Orlando disse che ha bisogno di essere completata in parti essenziali. Tesauro disse che era il frutto del timore reciproco dei partiti, e questo è un argomento che fu utilizzato molte volte. Nitti che fu preparata da uomini che non avevano nessuna pratica di Costituzione e conoscevano assai poco gli argomenti che dovevano trattare. Iemolo disse che non ama la Costituzione perché è piena di espressioni che non hanno nulla di giuridico e rimpiangeva lo Statuto Albertino. Salvemini, che dà il giudizio più tranchant e fa non a caso parte di quei non, scusate se no. Salvemini, che faceva parte diciamo di quegli eterodossi, perché non faceva parte delle due chiese, diciamo, scrivendo a Rossi disse: ho letto il progetto della nuova Costituzione, una vera alluvione di scempiaggini, i soli articoli che meriterebbero di essere approvati sono quelli che rendono possibile emendare prima o poi questo mostro di bestialità. Ora io non dico che quelli che siedono oggi in Parlamento hanno il valore di quelli che c'erano allora, dico però che la contemporaneità
Silenzio, fate finire il ministro per cortesia. Dico che la contemporaneità spesso costringe a dare una lettura che è una lettura fortemente connotata e piegata dalla contingenza. Io dico proviamo a fare una riflessione prendendo qualche metro di distanza rispetto alla contingenza. Il bicameralismo è essenziale rispetto al nostro, il bicameralismo perfetto è essenziale rispetto all'assetto costituzionale che ci siamo dati nel corso di questi anni? Io penso francamente di no, e penso di no partendo anche da una considerazione. Costituzione italiana è stata cambiata relativamente poche volte nel dopoguerra. Silenzio per favore, se no interrompiamo. La Costituzione italiana è stata riformata 15 volte, quella tedesca è stata contemporaneamente riformata 58 volte. In che direzione sono state cambiate le Costituzioni contemporanee? Tutte nella... Cioè, arrivo anche a questo argomento, se mi fate parlare, io ho ascoltato ecco, il professore con cortesia, molta attenzione. Ma... E capirete che discutere col professore non è semplicissimo, quindi se non mi fate interrompere poi, mi fate una grandissima ministro, cortesia poi della ministro, quale... Il professore ha tirato fuori la penna e io sarei un po' agitata se fosse no, meglio. Ma io sono già agitatissimo, quindi non c'è bisogno che mi metta... Non si sforzi di mettersi... È un lapis rosso di, e blu, non si sforzi di mettermi a mio agio, ha già fatto abbastanza. No, io voglio dire che penso che... questa seconda parte della Costituzione deve fare i conti con un dato che al di là della nostra iniziativa di modifica che si può realizzare in Parlamento, poi su questo dirò una cosa, deve tenere i conti con un fatto che è profondamente, anzi con due fatti che sono profondamente cambiati. Uno, quando la carta... prese il via non c'erano alcuni soggetti che oggi costituiscono oggettivamente un elemento di condizionamento e di bilanciamento. Il primo è il ruolo della Corte Costituzionale. La Corte Costituzionale oggi ha un ruolo centrale, come abbiamo visto, nel funzionamento istituzionale del nostro Paese. All'epoca sappiamo che la Corte Costituzionale è partita molto dopo e chi votava quella Costituzione voleva il bicameralismo perfetto, anche perché sapeva che un organo di garanzia per molto tempo o per diverso tempo non ci sarebbe stato, addirittura si contestava la funzionalità di quell'organo di garanzia, ci sono interventi di Togliatti e di Nenni contro la Corte Costituzionale, e chi se ne frega, se stavo discutendo di questo si deve parlare. È cambiata quindi il bilanciamento dei poteri grazie al ruolo della Corte Costituzionale. C'è un ruolo fondamentale nell'attività legislativa della Unione Europea, una percentuale altissima delle nostre leggi sono sostanzialmente attuazione della normativa europea o recepimento della normativa europea. C'è un dato importantissimo che è il ruolo, il professor Zagrebelsky su questo ha scritto e riflettuto molto, c'è un ruolo fondamentale delle corti sovranazionali. Tutto questo nel 48 non c'era. E allora c'era bisogno di avere una marcatura uomo, diciamo così, che consentisse di fare in modo tale che l'opposizione potesse fino in fondo controllare in qualche modo l'attività dell'esecutivo, quasi diciamo compartecipando all'attività dell'esecutivo, perché anche da questo nasce il cosiddetto fenomeno del consociativismo, cioè del fatto che l'opposizione non solo si limita a un'attività di controllo, ma partecipa anche in qualche modo indirettamente a un'attività di governo. Siamo una Repubblica parlamentare, però. Un attimo. Tutto questo è venuto meno, a mio avviso questa esigenza è venuta meno per molte ragioni diverse. Nessuna delle forze politiche in campo oggi propone una collocazione dell'Italia in un altro campo internazionale, cosa che nel 48 non era scontata. Ci sono questi controbilanciamenti che all'epoca non c'erano e i tempi delle decisioni reclamano una velocità molto più veloce di quella del 1948. Da questa nasce l'esigenza di una modifica. Il professor Zagrebelsky dice sì, ma voi non eravate legittimati a fare queste cose sostanzialmente. Ora io su questo voglio fare due considerazioni. La sentenza della Corte è letta da insigni giuristi in modo diverso. Alcuni ritengono che il tema della continuità dello Stato assorba anche la possibilità di modificare alcune norme della Costituzione. Però io non mi avventuro su questo terreno, faccio una valutazione di carattere semplicemente politico. Non è che questi due governi che si sono succeduti
nel chiedere la fiducia abbiano nascosto il fatto che tra i loro scopi fondamentali c'era anche una modifica di carattere costituzionale. E questo argomento della legittimità, sì, però no, no, così non può funzionare, no, non può funzionare, no. E questo argomento della legittimità è stato un tema che è stato portato di fronte all'opinione pubblica ora, di fronte alla proposta che è venuta fuori, perché nel momento dell'insediamento dei due governi questo tema non è stato sollevato. Non è stato sollevato da molti costituzionalisti il fatto che non c'era la legittimazione a poter intervenire. Eppure il patto fondativo delle maggioranze era un patto fondativo che esplicitamente indicava l'obiettivo di modificare la Costituzione. Che cosa penso io sia un punto di forza di questa modifica? Io non sono di quelli che pensano che se uno non pensa come me porterà, diciamo, il paese al disastro. Sono convinto che si possa fare una discussione molto laica, ma che cosa mi convince particolarmente di questa modifica? Un punto: il fatto che la fiducia sia espressa soltanto da una delle due Camere. E per una ragione che è molto contemporanea, guardate, non mi metto a fare ragionamenti di architettura in astratto. Noi stiamo andando, e questo in tutta Europa, verso una frammentazione del sistema politico. Non è vero che si sta andando verso il bipartitismo, il bipolarismo, da nessuna parte sta succedendo questo, da nessuna parte. Allora, avere due maggioranze omogenee nei due rami del Parlamento, se era già difficile col vecchio sistema bipolare, diventerà pressoché impossibile in un sistema che sta diventando quadripolare. Cioè, noi rischiamo di avere due Camere che devono esprimere entrambe la fiducia, ma che non saranno mai uguali. Non saranno mai uguali. Allora, avere la fiducia in uno soltanto dei due rami del Parlamento significa conquistare un dato che non è un bene per chi governa, è un bene per il Paese, un minimo di stabilità per l'attività dell'esecutivo. Che, guardate, è la condizione per poter realizzare alcuni tipi di riforme. Anche quelle minime, anche quelle banali. Se tu non hai almeno un orizzonte di fronte di 2-3 anni per poter fare qualcosa, ma di che cosa stiamo parlando? Soltanto l'attuazione della normativa richiede, per una serie di ragioni che io penso siano fondatissime, la possibilità di dare i pareri delle Camere sui decreti delegati, la possibilità poi di ricorrere di fronte alla giustizia amministrativa sugli atti conseguenti, la possibilità di introdurre anche meccanismi di carattere referendario che io credo vadano difesi e salvaguardati. Detto tutto questo, come si può però pensare che tutto si riduca alla rappresentanza e non ci sia un problema anche di capacità di svolgere una funzione di governo? Se noi teniamo un bicameralismo perfetto che esprime la fiducia nello stesso modo in tutte e due le Camere, noi avremo un sistema che rischierà di non riuscire ad avere mai un governo, o almeno un governo che sia in grado di avere una vita duratura. E questo è un dato, mi dispiace, che mi sembra difficile superare. Allora, prego. Come dire, per la cronaca devo obiettare qualche cosa, poi lascio la parola al professor Zagrebeschi. Non sapevo che era un 2-1. No, Sennò già accettare con Zagrebeschi era cosa. Poi se sapevo che c'era. No. Volevo solo dire che quest'anno avete votato la legge sulle unioni civili, che è stata incardinata per la prima volta nell'87, non è passata perché non c'era consenso politico, non per il bicameralismo perfetto, e questo lo testimoniano le milioni però, scusi, di leggi. Lei mi sta rispondendo a due cose diverse, poi possiamo discutere. Il professor Zagrebeschi ha prodotto molti argomenti in questo senso sui tempi del processo legislativo, ma questo è un altro discorso. Io sto parlando di un'altra cosa, sto parlando della possibilità di avere un governo che non duri tutta la legislatura, perché questo forse in futuro sarà persino un'ambizione eccessiva, ma che almeno duri il tempo di poter dire una cosa e provare a farla. Noi rischiamo di avere, in un sistema politico che è sempre più frammentato, non potremmo avere questa possibilità, perché se è già difficile realizzare una maggioranza dentro una delle due Camere, immaginate che cosa significa e cosa significherà in futuro realizzare una maggioranza in entrambi i rami del Parlamento. Un'impresa, diciamo, dal punto di vista statistico pressoché impossibile. Ora, lo vediamo già la Spagna che difficoltà ha e ha una Camera. Immaginate se in Spagna ce ne fossero due, con dei rapporti di forza diversi. Ma quella crisi sarebbe assolutamente irrisolvibile. Lascio la parola al professor Zagrebeschi, però devo dirle una cosa. Voi avete un compito molto importante, che è spiegare ai cittadini perché gli togliete il diritto di voto.
e quindi di partecipare alla in che vita senso, scusi? In Senato, come è stato fatto per le province. E questo è quello che secondo me... Ma guardi, scusi, dire... no, abbia pazienza. Guardi che ora io posso discutere e sono molto contento di discutere se questa è la scelta migliore. Ma guardi che in quasi tutti i paesi d'Europa la seconda Camera non è eletta dai cittadini. Eppure non mi sembra che sia messa in discussione la democrazia. Lasciamo la risposta al professor Zagrebeschi. Io... Sì, dunque, allora, comincio con questa osservazione. Sono 47 gli articoli messi sotto riforma. Per una ragione puramente statistica, ce ne sarà pure qualcuna che funziona, o no? Sì, sì, certo. Una su 47. Allora, il signor Ministro ha fatto riferimento a questa faccenda della doppia fiducia. E io credo che l'abolizione del voto di fiducia presso una delle due Camere, il Senato della specie, sia per l'appunto una riforma positiva. Quindi cerchiamo di entrare nel merito delle singole questioni e non dire tutto va male o tutto va bene. Poi alla fine si trarranno le somme e ciascuno di noi vedrà se prevalgono gli aspetti negativi o quelli positivi e così orienterà il suo voto. Quindi non c'è dubbio che se avessimo, finora non l'abbiamo avuto se non nell'ultimo periodo, questo problema delle maggioranze diverse tra le due Camere, perché si votava sostanzialmente con un sistema elettorale paragonabile l'uno con l'altro. Cosa ha cominciato a non funzionare più quando si è introdotto il premio di maggioranza nazionale per l'una, regionale per l'altra. Ma quindi qui ci dovremmo spostare sul tema della legge elettorale, che è strettamente collegato alla questione della riforma costituzionale. No? Adesso da ultimo si comincia a dire no, ma il referendum è sulla riforma costituzionale, la legge elettorale un'altra. No, le due cose sono strettamente collegate. Il rendimento della riforma costituzionale dipende dalla legge elettorale e noi siamo chiamati a votare sostanzialmente sul disegno complessivo. Signor Ministro, siamo chiamati a votare? Voteremo per il referendum. Voteremo. Sì? Quando? Questo non lo so, ma voteremo. No, non lo so, io ho dei dubbi, ecco. No, io sono certo che voteremo. Perché se no i vostri problemi sono risolti, perché non avrebbe efficacia la riforma. Però quindi, bisogna pure... Non c'è neanche bisogno di fare la battaglia per il no, però non c'è la riforma. Bisognerebbe avere dei tempi certi, ecco, lei ha parlato dei tempi certi nel procedimento legislativo, noi vorremmo, alcuni di quelli del no, vorrebbero avere dei tempi certi anche per l'espressione democratica del referendum e non invece essere sospesi a questo filo per cui, questa è l'impressione, signor Ministro, lei mi smentirà, che la data, le date dipenderanno da come vanno gli umori nel nostro paese, i sondaggi, eccetera, eccetera. No, noi, la vita democratica ha bisogno di certezza anche sui tempi e io trovo francamente strano, quantomeno, che su questo argomento ci sia silenzio. Il governo dovrà pure pronunciarsi. È vero che il procedimento legislativo è segnato da tappe previste per legge, però sappiamo benissimo che basta un decretino legge che passa in poche ore, pochi giorni per spostare anche questi dettagli che dettagli non sono. Comunque questo semplicemente per dire che su 47 modifiche della Costituzione c'è anche qualcosa che a mio modo di vedere ha una sua ragion d'essere, l'abolizione di uno dei due voti di fiducia. Io però vorrei approfittare della presenza del Ministro per sottoporgli una esigenza di riforma legislativa costituzionale che non toccherebbe il testo della Costituzione, ma che a mio modo di vedere è fondamentale. Vi leggo la formulazione dell'articolo 70,
di cui tanto si è parlato. Prenda un respiro. Come? Prenda un respiro. Io sto respirando benissimo. Si rischia l'ipossia. No, guardate, è una questione relativa, diciamo, alla tecnica di formulazione, ma la formulazione di una legge, tanto più di una Costituzione, è una cosa importantissima. Le Costituzioni soprattutto devono essere comprensibili ai cittadini. Le Costituzioni non sono dei regolamenti che riguardano un gruppo chiuso di politici che si trovano tra di loro a discutere. Le Costituzioni riguardano i cittadini. Allora, l'articolo 70. La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere. Il procedimento legislativo non è monocamerale. Nella riforma ci sono vari strumenti di intervento del Senato, così come rimarrà, dovrebbe rimanere, nel procedimento legislativo. Sono procedimenti differenziati. Oggi ne abbiamo uno, e adesso si dice sono sei, sono forse 12, se uno va a 12 procedimenti diversi, possibili procedimenti diversi. La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere. Per le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali, per una serie di leggi, vi risparmio la lettura, e poi si comincia col dire, per i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con l'ufficio di senatore, di cui all'articolo 65 primo comma, per le leggi di cui agli articoli 57 sesto comma, 80 secondo periodo, 114 terzo comma, 116 terzo comma. Voi sapete cosa dice l'articolo 116 terzo comma? Non lo so neanch'io, forse non lo sa neanche il ministro. Ecco, guardate, questo è un modo corrotto di produrre norme giuridiche. Professore, devo fare un momento l'avvocato del diavolo, perché... No, loro dicono, è chiaro che scrivere una Costituzione con, in cui le due Camere fanno la stessa cosa è molto più facile. No, no, e ma le io seconde scusa, parti scusa Silvia, sono... io sto facendo una richiesta al Ministro, perché su questo lui, il suo Ministero, ha una competenza specifica. Io ho preso l'esempio di questo articolo 70, ma potrei prendere il modo con cui si scrivono le leggi oggi in generale, leggi ordinarie. In Italia c'è questo istituto, pensate un po', se uno andasse in Francia, in Germania, a dire che noi abbiamo il decreto mille proroghe, che è una legge, si chiama decreto, ma legge mille proroghe, oppure la legge di stabilità, la ex legge finanziaria. Sapete come sono formulate queste norme? Si dice, sono spesso articoli unici, un solo articolo che riempie 30 pagine della Gazzetta Ufficiale, e si dice l'articolo X del decreto legge Y come convertito in legge nella legge e successive modificazioni, in questo articolo nel terzo comma la parola non è abolita. Ora, oppure la parola 60 è sostituita con la parola 120. Ora, non ci vuole nulla a scrivere queste norme in chiaro, dire che cosa si vuole che sia e non procedere attraverso questi giochi sulle parole, perché questo rende le leggi illeggibili ai cittadini. Ci sono delle persone qui che si occupano di attività legali, fanno gli avvocati o fanno i magistrati, sanno quanto è difficile ricostruire il contenuto di queste norme. In più, questo modo di procedere fa sì che i parlamentari che votano questi testi non sanno cosa votano, primo. Secondo, si dà un enorme potere alle burocrazie dei ministeri che magari di notte, signor Ministro, di notte, inseriscono un non o un 120 senza che poi nessuno ne sappia nulla, per cui quando queste cose vengono scoperte
c'è il gioco dei responsabili che dicono: io non ne sapevo nulla, non sono io, è un altro. Chi sono? Sono i funzionari dei ministeri che sono sensibili alle lobby, cioè alle richieste dell'ultimo momento degli interessi esterni al procedimento legislativo. Se le leggi venissero scritte in chiaro, e non ci sarebbe, non è impossibile, è una cosa semplicissima, sarebbe una grande riforma di rispetto nei confronti dei cittadini e degli operatori giuridici, di chiarezza democratica. Io ricordo quando ero alla Corte Costituzionale in un caso, ma sono stato messo in minoranza, di fronte a una norma formulata attraverso tutti questi rinvii, che era pressoché impossibile ricostruire nel suo significato vero e proprio, perché quando si dice la norma X e successive modificazioni, lei sa, signor Ministro, le modificazioni possono essere implicite, tacite. Volevo che si dichiarasse incostituzionale quella norma per sua insuperabile incomprensibilità. Io non so. In Francia, per esempio, una cosa di questo genere è accaduta. C'è un problema di rispetto nei confronti dei cittadini. E la nostra Costituzione nuova, la nuova Costituzione è formulata in alcune sue parti essenziali proprio attraverso questa tecnica. E qui io credo che lei, signor Ministro, potrebbe fare molto, anche senza referendum, senza riforme della Costituzione. Però rispetto ai temi che lei ha sollevato, ma è chiaro che la nostra Costituzione non è, come dice qualcuno, la più bella Costituzione del mondo. Se fosse la più bella Costituzione del mondo, sarebbe certamente intoccabile, sarebbe un capolavoro perfetto. È un'opera umana fatta tanti anni fa, e quindi si può discutere dell'opportunità di sue modifiche. Ma certamente però bisogna rispettare il senso delle posizioni. Allora non tutti apprezzavano la Costituzione nel suo insieme, qualcuno ha anche detto che era una bestia, era piena di bestialità, ma per esempio anche Calamandrei. Calamandrei viene citato in questi casi, perché Calamandrei era un esponente del Partito d'Azione che era per il presidenzialismo, pensate, ma era un presidenzialismo non fondato sull'investitura dell'uomo solo, aveva dietro di sé un'idea dei consigli, delle autonomie territoriali, di una democrazia dal basso, un po' l'idea olivettiana che oggi ha una ripresa culturale, no? L'idea di Olivetti, e che alla fine si sarebbero poi coagulate nella formula presidenziale. Oppure viene citato in questo dibattito Berlinguer era per il monocameralismo, e anche in Grao, io ho avuto la fortuna tanti anni fa di partecipare a un dibattito con Pietro in Grao, ma Pietro in Grao e Berlinguer volevano il monocameralismo affinché il Parlamento fosse l'organo decidente della nostra Repubblica, fosse il centro della democrazia, altro che... Ricordate quel libro famoso di Ingrao intitolato Massa e potere? Ecco, era proprio l'idea della centralità del Parlamento. Oggi il monocameralismo, così come concepito con questo, mi permetto di dire, signor Ministro, forse ne parleremo, di questo piccolo aborto che sarebbe il Senato, non è in vista della centralità del Parlamento e quindi di una democrazia partecipativa, ma in vista dell'umiliazione del Parlamento e della valorizzazione del centro di governo che è rappresentato dall'esecutivo. L'esecutivo. E quindi diciamo, andiamoci piano. Primo, la nostra Costituzione non è la più bella del mondo, è modificabile. Secondo, facciamo attenzione però al senso della modifica. Siamo d'accordo avere una democrazia di investitura dove per 5 anni, come dice il Ministro delle Riforme, si va a votare la sera stessa, si sa chi ha vinto col sistema elettorale? Secondo voi la democrazia
perlomeno come la concepisco io, è un regime dove si vince, cioè si sconfigge l'avversario, o è viceversa qualcosa di simile al dialogo che stiamo facendo tra di noi, cioè un confronto di idee dove poi alla fine, naturalmente, di idee, di proposte, di visioni, poi alla fine ci sarà qualcuno che deve essere responsabile di trarre le fila di questo confronto. Questa è la democrazia partecipativa, la democrazia della Costituzione così come l'abbiamo. Ed era esattamente l'idea, vuoi di Calamandrei, vuoi di Ingrao e di Berlinguer, con formule diverse, ma il senso era sempre lo stesso. Mentre qui noi abbiamo un sistema elettorale che con il premio di maggioranza dà a una forza che magari avendo avuto il 20-25% di consensi, del 50% di quelli che vanno a votare, quindi una minoranza nel nostro paese, dà una maggioranza sicura che non ha bisogno di confronto con altri in Parlamento. Vi sembra che questa sia una cosa accettabile, democratica, che ci tranquillizza? No, a me francamente l'idea di avere uno che vince, badate, chiunque sia, che sia il PD il suo leader, che sia la destra il suo ipotetico leader, che sia il Movimento 5 Stelle e i suoi leader, questo vi tranquillizza? Ecco, allora si dice il bicameralismo è stato introdotto nella Costituzione nel 47-48 quando c'era il grande timore di uno schieramento nei confronti dell'altro. Certo, allora c'era il mondo diviso in due, la cortina di ferro, queste robe qui, l'Occidente e l'Oriente, ma oggi noi non abbiamo esigenze di garanzia. Di altra natura, naturalmente, ma secondo me di fronte a un partito che rappresenta una quota minima dell'opinione pubblica e che è vincitore, quindi guardate anche le espressioni che si usano, vincere, ma la democrazia non è un campo di battaglia, la democrazia è un regime di cooperazione e chi prevale in una elezione, ecco il discorso che facevo prima, non è il guerriero glorioso, è uno che si assume un compito pesante, una grande responsabilità di confronto con tutti gli altri. Ora, scusami un minuto, il mondo va veloce, sì, il mondo va veloce, ma come vogliamo affrontare i problemi della velocità? Intanto io sono convinto che col monocameralismo o col bicameralismo così come è previsto le cose non andrebbero più veloci. Mi dai ancora un po' di tempo? Fino a che ora possiamo rimanere? Certo, però poi il ministro Orlando ha diritto a una replica. Vabbè, insomma, non è vero che, qui faccio delle affermazioni, non è vero che avendo il bicameralismo perfetto si raddoppiano i tempi di approvazione delle leggi. Questo sarebbe vero se si trattasse di approvare una sola legge, perché allora l'altro ramo starebbe fermo. Ma siccome sono tante le iniziative legislative, si divide il lavoro. Poi naturalmente bisogna avere la seconda deliberazione, ma se c'è un consenso politico, se c'è questa base di fondo che è il lavoro dei partiti politici, signor Ministro, è inutile dire che il popolo italiano è frantumato. È vero che è frantumato, ma il primo compito di una forza politica è di ridurre le frantumazioni. È irresponsabile l'atteggiamento di chi dice guardate i sindacati sono divisi, per esempio, guardate i lavoratori non riescono a esprimere, aiutiamo i sindacati a a coagulare rappresentanza sociale. Invece viviamo in un momento in cui si è tutti contenti nel dire che il nostro paese è spappolato, l'egoismo individualistico prevale. Facciamo dei progetti, facciamo cose
del tipo che dicevo prima, apriamo un cantiere in cui si dice che l'Italia ha bisogno di rinnovare le sue basi, per esempio la lotta contro l'evasione fiscale, la criminalità. Vedete, vedrete che il popolo italiano su queste cose ritrova una sua unità. Invece di godere della frantumazione. Il primo compito che noi mettiamo sotto la parola governabilità non è stabilire delle regole, dei procedimenti, dei meccanismi per dare le maggioranze in Parlamento. Poi si rompono le maggioranze, non c'è regola che aiuti. Il primo compito è ricostruire un tessuto sociale civile. Questo è il primo compito politico da cui la governabilità potrebbe dipendere. Ma io volevo dire un'ultima cosa, ci sarebbero mille cose, purtroppo il tempo è quello che è, ma la velocità. Guardiamo un po' come procede la cosiddetta politica del nostro paese. Non si fanno più leggi nel senso nobile della parola. Che cosa sono in questo senso le leggi? Le leggi sono dei testi in cui descrivono e prescrivono le regole del futuro, il quadro della nostra società così come si vorrebbe che fosse, che si sviluppasse. Le leggi devono guardare avanti. Allora, se si tratta di affrontare il tema dello sviluppo economico in certi settori dove la produzione industriale implica inquinamenti dell'ambiente, si fanno delle leggi sull'inquinamento relative allo sviluppo industriale, per esempio nel settore siderurgico, che guardano il futuro. Invece noi come procediamo? Procediamo con cose che chiamiamo leggi, ma non sono leggi. Sono provvedimenti tampone che guardano il passato. Si tratta semplicemente di tappare i buchi. Il decreto mille proroghe o la legge di stabilità sono tutte misure che guardano il passato, che faranno fronte alla emergenza. Questa è la crisi della politica, è la crisi della legislazione. Ora, per fare leggi che guardano avanti, leggi di sistema, vere e proprie leggi, c'è bisogno di ponderazione e di tempo. Per fare provvedimenti che chiudono il passato si tratta di agire con decreti legge, già ci sono gli strumenti oggi più che utili. I decreti legge, come sapete, vengono deliberati dal Consiglio dei Ministri, entrano in vigore immediatamente e poi sono convertiti in legge dalle Camere, molto spesso con la fiducia che strozza il procedimento. Io non vedo questa grande necessità di fare in fretta. Cosa vuol dire fare in fretta? Noi abbiamo bisogno invece di fare con ponderazioni giuste, sagge, leggi che guardano il futuro e per questo si tratta di andare con i piedi di piombo. Prego. Lei, professore, mi dà una risposta che mi conforta, ma devo dire che da questo punto di vista non è che il passaggio dalla fiducia a tutti e due i rami del Parlamento, ad uno solo dei due rami del Parlamento, sia uno dei tanti punti. Cambia la storia, perché se noi avessimo avuto una Camera sola negli anni passati, se pensiamo alla storia recente, sarebbe stata molto diversa. Pensiamo alla vita del governo Prodi nel 2006, pensiamo alla vita del primo governo Prodi. Cioè il fatto di avere maggioranze diverse non è un dato così parziale e secondario, è una cosa che riscrive l'essenza della vita politica di un paese. No, non era la legge elettorale, perché la legge elettorale era un sistema maggioritario che tendenzialmente spingeva con una certa disproporzionalità a formare delle maggioranze. Il tema vero è la disomogeneità tra i due rami del Parlamento. Io da questo punto di vista chiudiamo un attimo gli occhi e pensiamo soltanto alla storia italiana. Se la fiducia l'avesse data soltanto la Camera dei Deputati, sarebbe stata diversa, non so se migliore o peggiore, sarebbe stata diversa.
Quindi io dico soltanto, questa non è una cosa che si può derubricare come uno dei tanti punti che viene modificato. Questo è un punto che può cambiare la vita politica, in meglio o in peggio. Io dico in meglio, perché lei, professore... No, meglio per tutti, e cerco di spiegare perché, secondo me, poi naturalmente ognuno mantiene le sue opinioni, ma il professor Zagrebelsky ricostruisce la dialettica di questa fase storica nella democrazia così come, a mio avviso, si svolgeva nell'altro secolo, cioè come una sola dialettica tra maggioranza e opposizione. Io credo che oggi stiamo attraversando un conflitto che è più grande e una contrapposizione che è più grande, che è quello del rapporto, o tra esecutivo e Parlamento, se vogliamo. Oggi noi stiamo vivendo un enorme conflitto tra democrazia ed economia. Oggi sostanzialmente i poteri sovranazionali sono in grado di bypassare completamente le democrazie nazionali. Io faccio soltanto due esempi. I fatti che si determinano a livello sovranazionale, i soggetti che si sono costituiti a livello sovranazionale, spesso non legittimati democraticamente, sono in grado di mettere le democrazie di fronte al fatto compiuto. Faccio un esempio, la modifica, devo dire abbastanza passata sotto silenzio, della Costituzione per quanto riguarda il tema dell'obbligo del pareggio di bilancio, non fu il frutto di una discussione nel Paese, fu il frutto del fatto che a un certo punto la Banca Centrale Europea, più o meno, ora la brutalizzo, disse: o mettete questa clausola nella vostra Costituzione o altrimenti chiudiamo i rubinetti e non ci sono gli stipendi alla fine del mese. Io devo dire che è una delle scelte di cui mi vergogno di più di aver fatto. Io penso che sia stato un errore approvare quella modifica, non tanto per il merito, che pure è contestabile, ma per il modo in cui si arrivò a quella modifica di carattere costituzionale. In cinque mesi sì, passò. Sì, ma infatti io sto dicendo, e non mi ricordo c'era di appelli. C'era il bicameralismo. Non mi ricordo di appelli, no, ci sono stati appelli, no, è vero, mobilitazioni. È vero. No. E non ci siamo accorti. Non vi siete accorti? No. Io dico soltanto questo, ma perché non cito questo caso per il merito, cito questo caso per il fatto che in fondo si è trattato del fatto che una democrazia, questa come la Grecia, come altre, sono state messe di fronte a dei fatti compiuti che si erano determinati in ambiti di carattere finanziario. Posso fare un altro esempio, mi scusi? Il professor Zagrebelsky questo lo conoscerà meglio di me. Sulla rete i cittadini erano tutelati da una direttiva europea. A un certo punto la Corte europea ha caducato quella direttiva. Non c'è più normativa sul fronte della tutela sulla rete. Sapete cos'è successo? Che un soggetto privato, una grande piattaforma della rete, ha deciso di costituirsi una sorta di corte parallela che decide quando c'è stata una lesione o meno dei diritti. Cioè un soggetto non legittimato democraticamente, che non ha nessun aggancio con il voto democratico, né diretto né indiretto, si costituisce una propria giurisdizione. Siamo tornati a prima delle democrazie. Allora il tempo, il fattore tempo, perché questo è avvenuto? Perché nel frattempo l'Unione Europea non è stata in grado di mettersi d'accordo su una nuova normativa e quindi ha facilitato questo tipo di atteggiamento. Il fattore tempo non è un fatto neutro. Arrivare tardi non significa soltanto ponderare di più, se fosse vero io accetterei questo ragionamento. Arrivare tardi spesso significa trovare uno scenario che è completamente diverso da quello che hai trovato quando hai iniziato. Lo scenario dell'Europa oggi, se avessimo fatto una legge sul modello di difesa 5 anni fa e pensiamo come la dovremmo ripensare completamente oggi. Pensiamo se avessimo affrontato il tema della finanza qualche anno fa e come lo dovremmo affrontare oggi. Poi uno può dire in un modo o nell'altro. Pensiamo come dovremmo affrontare il tema dell'informazione oggi e come l'avremmo dovuto affrontare soltanto qualche anno fa. Quanto pesa di più oggi la rete rispetto al passato. Insomma, il fatto del tempo in questa fase storica, in democrazia, non è l'ubbia di un efficientista che dice bisogna far veloce, bisogna comprimere i tempi del Parlamento. Se gli stati, se i soggetti democraticamente eletti non sono in grado di decidere prima dell'evoluzione di quel fenomeno li mette di fronte ai fatti compiuti. E questa è la più grande espropriazione che si rischia di determinare della democrazia. Ma temo che di questo nessuno se ne occupi sufficientemente. Io non sono un partito della legge elettorale. Non sono assolutamente un partito. Io penso che la legge elettorale possa e debba anche essere cambiata. Naturalmente bisogna trovare i numeri per poterla... Cerco di spiegare perché. Io non penso che sia un tema anche questo che riguarda tutti. Non so...
Perché il tema no, che... Calma, calma. Scusate, prego, ma se dico la stessa cosa che stava dicendo prima il professor Zagrebeschi, mi criticate. Io sto dicendo una cosa. Ha ragione, secondo me, il professor Zagrebeschi, nello scenario politico attuale, è molto difficile che una forza politica abbia una così ampia legittimazione da giustificare la maggioranza che si viene a determinare. È stata questa cosa è stata ovviata in qualche modo con il doppio turno, così come avviene in Francia, peraltro. Però, sono convinto del fatto che non si governa avendo soltanto una fetta del paese a tuo favore. Penso che questo sia un tema che debba essere affrontato. Però noi abbiamo un'opportunità di poter discutere del referendum all'indomani della pronuncia della Corte Costituzionale. La Corte Costituzionale ci dirà, la Corte Costituzionale che è la stessa che ci ha detto che quel premio di maggioranza che era contenuto nel Porcellum era eccessivamente disproporzionale e rompeva il nesso tra elettori ed eletti, ci dirà sicuramente prima del referendum se quella legge elettorale è costituzionale o non la è. Posso fare una domanda giornalistica? E questo, e questo non avviene per frutto del caso, avviene perché è stata fatta una precisa scelta politica, cioè quella di sottoporre alla legge la legge elettorale al vaglio preventivo della Corte di della Corte Costituzionale. Posso farle una domanda? Posso farle una domanda? Sì, però, dica una però cosa. Caso c'è, mai... c'è un meccanismo che è introdotto e che varrà per sempre se verrà approvata questa legge. Sul quale non è chiarissimo. Posso finire? No, voglio fare, le faccio solo una domanda perché se la Corte Costituzionale dovesse dichiarare l'Italicum in qualche punto, come si dice succederà, incostituzionale, con che faccia vi ripresentate ai cittadini? Perché sarebbe la seconda volta che una Corte Costituzionale umilia un Parlamento che aveva il solo mandato questo di rifare una legge elettorale non incostituzionale. Vabbè, nella sua domanda c'è la risposta a una delle questioni che poneva il professor Zagrebeschi, perché lei non mi fa la domanda con che faccia lei, che ha votato in un modo o nell'altro, ma con che faccia il Parlamento, come se il Parlamento fosse lo stesso, se le forze politiche fossero le stesse. Cioè l'idea della critica al Parlamento in quanto tale come istituzione è una delle radici dei problemi, una delle radici dei problemi che stiamo vivendo in questa fase storica. Io sono molto d'accordo, io credo che la dose di antipolitica che accompagna spesso l'argomentazione di entrambi gli schieramenti non aiuterà a trovare uno scenario migliore dopo il referendum. Io quando il professor Zagrebeschi dice ma perché le leggi sono scritte così a capocchia, ecco, per usare un termine, e do una risposta, intanto dobbiamo dirlo, non si tratta di un fatto recentissimo, diciamo che brutto vezzo è incominciato molto tempo fa, ma perché la qualità delle leggi è progressivamente peggiorata? È progressivamente peggiorata perché il professor Zagrebeschi lo sa bene, un tempo sostanzialmente le leggi non erano votate da tutti ma istruite da persone che per conto delle grandi forze politiche avevano o delle piccole forze politiche avevano la delega di seguire quel settore. Di solito erano persone che si rapportavano con giuristi, che si circondavano di strutture che erano in grado di seguire questo tipo di lavoro. C'era una delega interna sostanzialmente delle forze politiche. Ora quel sistema non so se rimpiangerlo o meno, dico solo che quel sistema non c'è. La frantumazione delle forze politiche non è il frutto del destino, è il frutto del fatto che per moltissimo tempo si è sostenuto e si è detto che non quei partiti erano marci, ma che i partiti in sé erano marci. Si è detto e si è sostenuto che non quei sindacati erano inadeguati, ma che la struttura del sindacato in quanto tale era inadeguata. E devo dire che questa argomentazione, certo non lei signor professor Zagrebeschi, è sostenuta ampiamente in entrambi gli schieramenti. Io non mi associo né agli uni né agli altri, perché ritengo che il tema fondamentale che dovremo affrontare all'indomani della riforma costituzionale, si porterà a compimento, il tema fondamentale, e anche se non si porterà a compimento, è quella dell'attuazione dell'articolo 49 della Costituzione. Perché noi abbiamo nel nostro Paese un problema fondamentale, si è raccontato per tantissimo tempo che privare dei corpi intermedi la società, che rompere la rappresentanza avrebbe prodotto la Repubblica dei cittadini, ogni testa un voto, uno vale uno, in verità vediamo che in una frammentazione così forte chi prevale è chi si organizza in minoranze più forti o in interessi che sono in grado di pesare di più. Quindi
la ricostruzione di un sistema politico, di forze politiche, di soggetti in grado di costruire la rappresentanza, di rappresentare gli interessi di carattere generale come i sindacati, non è una questione che si risolve con l'assetto costituzionale, è una battaglia che dovremmo fare dopo. Però in questo mi consenta, professore, un po' di sponda a questo tipo di argomentazioni sono state fatte anche da una certa, come dire, atteggiamento un po', come dire, di costante censura nei confronti di qualunque forma di aggregazione popolare, che come tale porta con sé contraddizioni, porta con sé imperfezioni, porta con sé anche una qualità probabilmente meno elevata della capacità della proposta dell'elemento normativo, ma è la condizione essenziale perché un paese trovi dei canali attraverso i quali costruire la rappresentanza. Se no, qualunque legge elettorale faremo, qualunque tipo di costituzione faremo, noi avremo comunque una società così frammentata, così ridotta in poltiglia, che non è vero che si organizzerà perché i cittadini sono di per sé consapevoli, perché come sappiamo anche l'informazione è in qualche modo manipolata e condizionata da interessi di carattere particolare. Non ho capito, scusi. Io sto dicendo che nelle democrazie moderne, in tutte le democrazie moderne, si è raccontata la favola secondo la quale il superamento dei corpi intermedi avrebbe portato a una sostanziale sovranità del cittadino consapevole. Non è avvenuto questo, perché l'alfabetizzazione degli italiani dal punto di vista politico e democratico è avvenuta dentro ambiti collettivi. La nostra stessa Costituzione parla di persona e parla di persona che si realizza all'interno di questi ambiti collettivi. Ma questo è un altro discorso. Io sono totalmente d'accordo col professor Zagrebeschi, però non so se saremmo io e lui d'accordo con molti di quelli che oggi sostengono sostanzialmente che le istituzioni in quanto tale puzzano, che i partiti in quanto tale tutti puzzano, che i sindacati in quanto tale sono ferri vecchi del passato. Io questo non lo penso. Allora, noi siamo pronti per le domande. Abbiamo un po' di... Lasciami dire solo due cose. I partiti e i sindacati non puzzano tutti, però c'è un problema di rigenerazione. Assolutamente sì. Per rispondere a una degenerazione. Professore, sono assolutamente... Non mi faccia fare la difesa del pentapartito, questo. Io sto dicendo che nel 92-93 ci si è illusi e io avevo l'età della ragione, anche io ho pensato che in qualche modo partiti più leggeri, meno radicati nella società, con una dimensione meno strutturata, avrebbero costruito una democrazia migliore. Possiamo dire che non è successo? Non sto dicendo. Possiamo riflettere su questo? Su questo siamo perfettamente d'accordo, però badate, una piccola immagine che può darci l'idea. Le costituzioni che cosa sono? C'è una vecchia formula, sono delle vesti, delle forme che vengono messe su corpi politici. Se i corpi sono corrotti, sono deformi, non c'è costituzione che funzioni. Ora, il primo compito, la prima riforma a cui bisogna pensare, secondo me, riguarda il corpo, la sostanza. È lì che bisognerebbe impegnarsi. Poi la Costituzione potrà essere migliore o peggiore, non importa, ma se il corpo è sano, vi assicuro che produrrà politica sana. Questo è. E questa è una prima considerazione per dire... Ma siamo d'accordo su questo, ma bisogna impegnarsi su questo. I partiti che selezione fanno dei loro componenti? Io non considero che oggi questo tema sia risolto da nessuno. Io non penso neanche che il mio partito abbia risolto questo tema. No, però aggiungiamo... Che pure mi consenta, almeno se l'è posto, perché sono partiti che questo tema non sono... Però il problema non è separato, perché se noi vogliamo fare una Costituzione motorizzata, diciamo, per intenderci, veloce, rapida, che si mette su un corpo corrotto, quale sarà l'effetto? Darà più velocità alla corruzione? Professore, un secondo solo, non so se si può. Adesso non raccontiamo che noi stiamo costruendo una riforma che in qualche modo ci mette
all'avanguardia dal punto di vista della velocità. Noi stiamo ricostruendo solo le condizioni perché più o meno si vada alla velocità delle altre democrazie europee. Vabbè, no. Non stiamo parlando di una democrazia al fulmicottone, stiamo parlando di una democrazia che ragionevolmente ha qualche speranza in più di avere un governo che duri un po' più di tempo e la possibilità di avere delle leggi che si approvano più rapidamente. Perché mi scusi. Una notazione che fa il professore è molto giusta, dice ma il problema è la costruzione del consenso politico all'interno dei partiti, quando si deve formare il consenso attorno a una legge. Ha detto, come si dice a casa mia, ha detto stecca, cioè costruire il consenso dentro un partito oggi per come sono i partiti, ho visto anche quelli nuovi che sono nati da poco, non è una banalità e non è frutto solo dell'insipienza e dell'imbecillità dei dirigenti politici, è il frutto che la società manda una serie di domande alla politica, tra loro molto diverse. Un tempo c'era una burocrazia, chiamiamola così perché questo era, che selezionava questa cosa. Questa burocrazia non c'è più e io non credo neanche che sia auspicabile che ritorni. Però è del tutto evidente che per un tempo non semplice, in un tempo dell'incertezza, noi avremo domande molto frammentate. Allora, se è già difficile trovare un'intesa dentro i partiti e poi portarla dentro uno dei due rami del Parlamento, capisce bene che se lascio scappare il tempo di quel consolidamento di quel consenso attorno a quella legge e passo nell'altro ramo del Parlamento, questa diventa una fatica di Sissifo che diventa irrealizzabile. Gran parte delle norme che si sono fermate perché in un ramo del Parlamento si è trovata un consenso, ma, e quindi se avessimo il monocameralismo quella sarebbe diventata legge, ma il passaggio all'altra Camera ha fatto sì che intervenissero dei ripensamenti, si modificassero i rapporti di forza all'interno dei partiti politici che avevano approvato quella legge in prima mandata, e così quella legge si ferma nella dinamica di ritorno. Cioè, quindi se è vero che in larga parte il consenso si deve costruire all'interno delle forze politiche, chiedere alle forze politiche, non solo per colpa loro, ma anche per la complessità che oggi si trovano ad affrontare, di fare due volte quello stesso esercizio e quello stesso salto mortale, è un'impresa che ahimè inevitabilmente implica un rallentamento del processo normativo, per dati fattuali, si è voluta fare una legge veloce, si è fatta veloce, sì, perché c'era un consenso blindato che la sosteneva, ma la condizione del consenso blindato, contrariamente a quello che si racconta, dove sembra che stiamo andando verso una sorta di bonapartismo, la costruzione di un consenso blindato è in quest'epoca storica, e aggiungo in questo sistema politico così frammentato e così articolato, un dato così eccezionale che farlo replicare due volte rischia di produrre un rallentamento del processo normativo molto forte. Tocca al professore. No, ma una piccola domandina, ma molto terra a terra. Dobbiamo fare più in fretta perché abbiamo bisogno di tante leggi. Ma come? Abbiamo troppe poche leggi in Italia, signor Ministro, ma è una domanda retorica. Dobbiamo fare in fretta perché dobbiamo stare dietro alle cose che succedono. Questo è il punto, scusate, è il punto su cui poi credo che dobbiamo concludere. Il Ministro ha fatto riferimento a quell'articolo 81, la riforma, ai diktat che vengono dal mondo della finanza, dall'Europa. Europa oggi è diventato un centro, un pilastro del sistema finanziario internazionale, Banca Centrale Europea, Fondo Monetario, le Troiche, eccetera, eccetera. Questa è forse una delle chiavi che spiegano il senso di questa riforma. Anche questo non è educato ricordarlo, ma ci sono delle cose che pur non essendo educate, bisogna ricordarle. Un anno e mezzo fa la banca JP Morgan, banca d'affari americana, una banca criminale, è una banca che ha portato quasi al fallimento del sistema finanziario americano. I suoi analisti, chi siano, una nuova figura istituzionale, gli analisti della banca, di questa banca che citavo, hanno prodotto un documento in cui si dice che i paesi della periferia meridionale europea, Spagna, Italia, Grecia, Portogallo, soffrono per un eccesso di democrazia, e questo eccesso di democrazia è rappresentato da un eccesso di diritti sindacali, da un eccesso di
eguaglianza, da un eccesso di peso dei parlamenti e da un difetto del peso degli esecutivi. E posso aggiungere una cosa, la possibilità di protestare se le modifiche proposte non sono gradite. Ecco, appunto, cioè palesemente era una richiesta funzionale al mondo della finanza che vuole per l'appunto che i paesi, pensate alla Grecia, la Grecia è stata sul punto di dover decidere di vendere il Partenone, allora noi per essere funzionali alle richieste della finanza... No, esattamente il contrario. Aspetti un minuto, quel progetto costituzionale si è trasformato in buona parte in politiche italiane e in testo di riforma della Costituzione. Adesso, recentemente avrete visto che ci sono i grandi giornali finanziari mondiali che si sono spesi a favore del sì nel referendum. Giornali finanziari. Io credo che un governo, un presidente della Repubblica, avrebbe dovuto dire: queste sono cose che attengono alla democrazia italiana e voi occupatevi di altro. Invece c'è stato un silenzio di tomba su questo e io temo che nella campagna referendaria questo argomento delle richieste del mondo finanziario verrà utilizzato a favore del sì. Questa è una espropriazione di democrazia. Cioè l'espropriazione della democrazia, ma oggi scusate, si dice che gli stati possono fallire. Avete presente? Fallire. Il fallimento è un istituto del diritto commerciale. Allora vuol dire che gli stati vengono trasformati come delle imprese commerciali che portano i registri in tribunale. Ma è una cosa, appunto, vuol dire che la sovranità non è più degli stati, ma è della finanza internazionale, che naturalmente esercita una forma di pressione e di ricatto molto forte. Rischiamo davvero non di fallire, perché il fallimento è un'altra cosa, ma certo di trovarci in gravissime difficoltà come si è trovata la Grecia. Siamo sotto ricatto. Ora, che il mondo della finanza sostenga questa trasformazione della nostra Costituzione nel senso esecutivo, quello che dicevo prima, capite? Poi gli esecutivi eseguono. Allora, in uno Stato politico o eseguono le richieste che provengono dal Parlamento o eseguono richieste che vengono dall'alto. Allora, questa riforma, il dubbio, lo dico problematicamente, è che sia una riforma non per la ripresa della democrazia nel nostro Paese, ma per rendere il nostro Paese funzionale alle richieste che sanno che possono diventare o hanno il sapore del ricatto della finanza internazionale. Se volete, una delle ragioni, perlomeno la mia, del no a questa riforma è la ripresa, diciamo, dell'autonomia e anche del senso della sovranità del nostro Paese, sovranità politica. Noi partecipiamo alla struttura europea, ma non dovremmo partecipare in funzione subordinata, come terminali subordinati. L'articolo 11 della Costituzione dice che l'Italia è disponibile a ridurre, a rinunciare a parte dei propri poteri sovrani in vista della costruzione di strutture, di organizzazioni internazionali che servono alla pace e alla giustizia tra le nazioni. Ora l'Europa, il volto dell'Europa che si è presentato in Grecia due stati fa, è il volto dell'Europa che opera per la giustizia tra le nazioni. Ecco, allora io mi chiedo, dovremmo ridiscutere, io sono fondamentalmente europeista, ma non un'Europa che ci dà i diktat e ci impone o ci invita i cittadini a votare sì al referendum, perché questo rientra in un disegno di costruzione di un'Europa finanziarizzata. Io vorrei un'Europa politicizzata.
Momento. Allora, abbiamo tempo per tre domande. Che posso, prego. Posso... Un secondo. Se vi radunate da quella parte del palco, tre domande che siano non interventi possibilmente, ma domande ai nostri due ospiti. Prego, replica intanto. Sì, grazie. No, io intanto sono molto d'accordo su questa affermazione. L'Europa così com'è non mi piace neanche a me, però tengo anche presente il fatto che fuori dall'Europa tutti i grandi problemi che noi abbiamo di fronte non saremmo in grado di affrontarli, perché tutti ormai hanno una dimensione sovranazionale. Ci pensiamo, il terrorismo, l'immigrazione, le questioni che riguardano la finanza stessa. E perché, per esempio, siccome il fenomeno che credo ci metta più a rischio è esattamente quello della finanziarizzazione dell'economia, perché abbiamo visto come si tratti di meccanismi che non solo sfuggono alle democrazie, ma sfuggono anche all'economia. Spesso seguono delle logiche che non sono neppure quelle della produzione della ricchezza, sono logiche di speculazione in senso stretto, anonime, senza nessuna forma di responsabilità. La domanda che faccio è esattamente il contrario. Una democrazia che era stata costruita in una fase in cui questi poteri non c'erano, è in grado di mettersi nelle condizioni di fronteggiare questi poteri? Io penso di no, perché penso che questi poteri siano fronteggiabili prevalentemente in una dimensione sovranazionale, e la questione dei tempi con le quali si reagisce alle mosse di questi poteri non è un dato neutro, è un dato assolutamente fondamentale. E in questo io, onestamente, professore, io questa cosa qui della JP Morgan l'ho sentita molte volte, però ora basta. I giornali finanziari. No, io sono d'accordo con lei. Io sono d'accordo con lei. Allora, io non so, non, come scrive il direttore Travaglio, non sono il più pesante tra i ministri del governo. Ma, mi riferisco a un fondo che recentemente mi ha gratificato. Ma, il ministro della giustizia. È l'unico citato in Costituzione. È l'unico ministro che ha un suo status. Però io le dico che io non avrò, diciamo, nessuna remora, e lo farò nei prossimi giorni, a dire che secondo me i giornali della finanza internazionale si devono fare i fatti loro rispetto alle decisioni che apprendiamo nel nostro paese. Detto questo, però, mi faccia la cortesia, l'argomento della JP Morgan prova così tanto che alla fine non prova nulla, perché chiunque si sia accostato al tema delle riforme del nostro paese ha detto essenzialmente due cose. Chiunque, tutte le commissioni che si sono confrontate, i saggi che ha nominato Napolitano, le commissioni... La commissione... Io non sono di quelli che... C'era anche qualche professore di qualche livello, non erano tutti dei... Non tutti i professori. Le commissioni le bicamerali che si sono succedute nel corso del tempo, le commissioni presiedute da Laiotti, le commissioni presiedute da Bozzi, tutte dicevano due cose: rafforzamento dell'esecutivo e superamento del bicameralismo. Per fare che cosa? Né più né meno quello che avviene in tutti gli altri paesi europei. Gli altri paesi europei sono paesi a democrazia limitata, condizionati dalla finanza. Lo sono più o meno come lo saremmo noi. Non credo che si possa dire che in Germania non c'è la democrazia, che in Inghilterra non c'è la democrazia, che in Svezia non c'è la democrazia. Mi sembra difficile sostenerlo. È un modello nel quale c'è un'accentuazione del ruolo del governo? Sì, rispetto alla nostra Costituzione sì, in tutte queste Costituzioni c'è un'accentuazione del ruolo del governo, ma è una dinamica che accompagna tutte le democrazie moderne dal dopoguerra sino ad oggi. Per quale motivo? Per quale motivo? Per un motivo molto semplice, che non puoi affrontare tutto nella sede dell'Assemblea. Non puoi fare tutto nella sede dell'Assemblea, c'è una parte che richiede decisioni ed interventi in tempi tempestivi. Si riduce e si uccide il Parlamento? Non credo, perché se questa riforma sarà approvata si supererà per esempio il meccanismo della decretazione d'urgenza. Perché avremo una approvazione delle leggi in tempi concordati che dirà sostanzialmente: pronunciati su questo dato entro un termine certo, togliendo al governo un alibi e togliendo anche alle opposizioni però la possibilità di utilizzare quest'alibi per sommergere di emendamenti una legge, emendamenti che di solito non hanno una finalità di modificazione ma una finalità di carattere dilatorio. Io penso che si vada in questa direzione, lei pensa di no, dopodiché quello che posso dire è che non è che stiamo proponendo un'abnormità nel panorama internazionale, stiamo proponendo né più né meno di fare magari con
con una cosa scritta peggio, magari con una cosa scritta peggio, una cosa che assomiglia un po' di più alle altre democrazie occidentali. Ci sono le domande? Ci sono le domande? Possiamo cominciare? Prego. Sì. Prego, momento, scusate, c'è la signora che deve... signora, faccia la domanda, prego. Sì. Io sono Elena Mazza, fiorentina, diciamo Verdi, Nuovi Verdi. La mia domanda ha un titolo provocatorio, è Costituzione e prostituzione, ma non riguarda la tratta delle nere, bensì appunto l'atteggiamento che il governo esecutivo insieme al Parlamento che poi si va a configurare ha rispetto all'economia mondiale, alla finanza mondiale, laddove io sul CDA, appunto il paese come impresa, non sono così auto, cioè penso che l'Italia può essere un'impresa, avere un'impresa eccezionale al mondo. E effettivamente possiamo aiutare tutto il mondo, abbiamo una tecnologia di cui sono fissata da 11. La domanda è: si possono vendere i diritti? Punto esclama interrogativo. Si possono vendere i diritti? Si possono vendere i diritti? Basta. Sì, facciamole tutte e tre, così poi rispondono entrambi. Seconda domanda. Buongiorno, mi chiamo Salvatore Laganà e di professione faccio il chirurgo. Volevo fare una domanda al Ministro, al signor Ministro. Lei ha citato Salvemini, ha letto perfettamente la citazione, io non ho portato nessuno scritto, ma ricordo una cosa a memoria. Ricordo cioè che Salvemini diceva: io ho delle idee, delle passioni e degli interessi e avviserò i miei lettori, chi mi ascolta, chi mi sente, rispetto a questa cosa, perché sappiano che è una mia passione, quindi io posso essere non imparziale rispetto a quello che dico. Conoscendo chi ha scritto la nuova riforma della Costituzione e i suoi curricula vitae, gli italiani non sono, secondo me, così tranquilli sulle passioni, sugli interessi e sugli scopi che queste persone potrebbero celare. Questo, scusate il verbo è pesante, però indica quello che penso io. L'ultima domanda è: perché non abolire il Senato e basta? Grazie. Buongiorno, sono Andrea D'Elia, una domanda al professore. Allora, cioè, qual è la ratio, chiedeva lei prima, no? Cioè, questa è una riforma che non funzionerà sia, come dire, per il processo legislativo, ma sia soprattutto, secondo me, per il fatto che sono stati tolti gli strumenti di attuazione alle regioni, mentre sono lasciati gli strumenti, cioè i principi per l'attuazione allo Stato. Cioè, perché allora fare una riforma che non funziona? Cioè, qual è lo scopo? Può essere una strategia cinica per poi ritornare, cioè, usare la retorica, ci abbiamo provato, non siamo perfetti, possiamo sbagliare pure noi, per poi ritornare, avere un potere con la legge elettorale, no? Che non passerà, però diciamo, il disegno era questo, avendo un potere in Parlamento di una revisione costituzionale autonoma per poi stravolgerla completamente, cioè proprio, come dire... fare ciò che si vuole senza referendum poi. Cioè, se era una strategia cinica, se questa riforma è il primo passo di un disegno un po' più complesso. Ecco. Grazie. Allora, dove andate, Silvia? Facciamo noi, ci autogestiamo. Autogestitevi. No. No, i diritti non credo si possano vendere, quindi il tema della, almeno che non siano, che siano dei diritti che sono di carattere commerciale. Sulla questione che riguarda il superamento del Senato, io penso che ci sia bisogno di in qualche modo una Camera che funga
da contrappeso. Io non avrei avuto, diciamo, particolari obiezioni al superamento tout court. Devo dire che molti degli argomenti che oggi si utilizzano, cioè del fatto che si accentua la dittatura del governo, sarebbero stati ancora più forti se il Senato non fosse stato del tutto cancellato. Perché il Senato oggi non è assolutamente scritto da nessuna parte che abbia la stessa maggioranza o che avrà la stessa maggioranza, pur non potendo esprimere la fiducia, che come ho detto mi sembra un fatto positivo, la stessa maggioranza che si esprimerà nell'altro ramo del Parlamento. Quindi dal punto di vista astratto può costituire un soggetto di equilibrio e di controllo sull'attività del governo. Naturalmente la riforma costituzionale è il frutto dell'incrocio di volontà diverse, quindi siamo arrivati a questo punto perché volontà diverse, individuali, collettive, di forze politiche hanno orientato in questa direzione. Io personalmente non avrei avuto nessuna obiezione a un superamento tout court. Chi ha sostenuto l'esigenza invece di mantenere comunque questo tipo di Camera lo ha fatto anche ritenendo che questo può contribuire a un miglior bilanciamento tra i poteri e del sistema nel suo insieme. Per quanto riguarda la questione invece degli interessi, io non solo sono convinto che ognuno dovrebbe dichiarare gli interessi che reca, ma penso che sia urgente, tanto più dopo l'abolizione del finanziamento pubblico dei partiti, l'approvazione di una legge che disciplini le lobby e quindi renda visibili il rapporto tra interessi che interessi e politica. E credo che questo sia un dato assolutamente importante, che per molto tempo, con un atteggiamento un po' tartufesco, la politica, devo dire anche il dibattito pubblico, ha rimosso pensando che si potesse risolvere semplicemente con il buon senso. In verità io credo che questa sia diventata una cosa molto urgente, perché credo che il pericolo più grosso oggi sia un rapporto tra interessi e politica non esplicito, non visibile, non sindacabile, non riportabile alla luce del sole. L'altra domanda... Non me la ricordo l'ultima. Il Senato, i diritti, basta. Se c'è un complotto, io non sono un esperto di complotti, non so se il professor Zagrebeschi sia in grado di... Io penso che chi ha fatto questa riforma, e io tra quelli che l'hanno votata, vogliono semplicemente che questa riforma sia approvata, non è che vogliono che sia bocciata in modo tale poi da poter dire noi ci abbiamo provato. Mi sembra francamente un po' cervellotico, o meglio, a me non me l'hanno detto, ecco, se hanno deciso questo piano, probabilmente se JP Morgan aveva questo piano a me non me l'ha comunicato. Dunque, sinteticamente, i diritti sono beni indisponibili in linea di principio, però ci si può trovare nelle condizioni in cui si è costretti a venderli i diritti. Cioè non dovrebbero essere venduti, ma spesso coloro che non hanno nient'altro da dare per sopravvivere vendono diritti. Nel mondo del lavoro questo accade. Diritti dei lavoratori spesso vengono scambiati con elemosina da parte degli imprenditori. Che cos'è questa prassi che le nostre leggi non sono in grado di affrontare guardando avanti, per cui si assumono dei lavoratori per 6 mesi, li si licenzia e poi li si riassume? Questo non è un vendere diritti? E in una società democratica essere costretti a rinunciare a diritti per avere quel poco di lavoro che ti viene concesso come un dono. Vorrei che su questo si facesse una riflessione. In Italia dagli anni 70 in poi, parliamo del mondo del lavoro, ma si potrebbe allargare il discorso, nel mondo del lavoro si è introdotto il discorso dei diritti, lo statuto dei diritti dei lavoratori ha introdotto in quel mondo i diritti, quando prima c'era viceversa la soggezione al beneplacito, al buon cuore dell'imprenditore. Ci sono anche molti imprenditori... Come?
No, ma scusate, facciamo un discorso più generale, perché purtroppo queste questioni vanno ben al di là di Renzi o non Renzi. Ma oggi, ma questo vale, questa mentalità è già stata introdotta nel governo Berlusconi. Sostituire i diritti con dei benefici, con i bonus, con i bona. I benefici si danno e si tolgono, e naturalmente, perché non hai il diritto ad averlo, e naturalmente tu dipendi dalla mano che te li dà o te li sottrae. Ecco, noi dovremmo ripristinare quest'idea che magari abbiamo avuto troppi diritti, non lo so, ma comunque la categoria dei diritti è l'unica categoria che dà ai singoli cittadini la loro dignità di cittadini. Questa è la prima considerazione. La seconda, Salvemini, la qualità dei nostri riformatori costituzionali. Certo, se uno fa un confronto, sapete che il Parlamento pubblica all'inizio di ogni legislatura un volumetto che si chiama La Navicella, dove ci sono i brevi biografie dettate dagli stessi deputati e i senatori, quindi non sono imparziali, ognuno scrive il meglio di sé, però sarebbe interessante valutare questi medaglioni attuali con quelli dell'Assemblea Costituente, perché si è cominciato a farlo già allora. Ma adesso io non voglio, signor Ministro, lei... Sto scendendo proprio a un livello, diciamo così, lombrosiano. Sono pubblicate anche le fotografie. Ecco, sarebbe interessante valutare le fotografie di allora con le fotografie di oggi. Però aggiungo, non è detto che da un Parlamento composto da personale non eccelso non possa derivare un prodotto buono. Noi stiamo ragionando sul prodotto, non sulla qualità delle persone, no? C'è anche una famosa canzone di De André, ricordate, dai diamanti non nasce nulla, dal letame nascono i fiori. No, cioè, quindi dobbiamo guardare quello, non cadere. Questo davvero sarebbe un po' populismo, dire che la riforma è cattiva perché non ci piacciono, dal punto di vista biografico, coloro che l'hanno fatto. Però lei un po' lo dice, insomma. Io? Non lo dice, ma un po' lo dice. Perché? No. Ho detto. Ma è un po' un artificio retorico, diciamo. Non lo dice, ma un po' lo dice. No, dico una cosa incontestabile. Confrontate le due navicelle. Certo. Questo. Però aggiungo anche, noi non dobbiamo valutare la riforma costituzionale su quella base, sono due questioni separate. La questione del... Noi abbiamo ragionato finora come se la riforma funzionasse, no? Ora, io sono convinto che non funzionerà. Abbiamo ragionato sugli obiettivi, su ciò che ci si propone di fare, non funzionerà. E faccio solo due esempi, questa considerazione giustifica il dubbio di quel signore che ha detto: ma può essere tutto un complotto, può essere un modo per rendere il sistema ancora più complicato, dopodiché che cosa? Après moi le déluge, diceva Richelieu, dopodiché verrà l'uomo forte, chi lo sa. Faccio due esempi di cose che non funzioneranno. Primo, la riforma dei rapporti Stato-Regione. Si è abolito la competenza concorrente, adesso qui non possiamo entrare nei dettagli, ma si è abolita pro forma e si è detto questa materia allo Stato, quell'altra materia allo Stato. Questa, signor Ministro, è un'ingenuità. Non esistono materie separate le une dalle altre. Non è come a Lascia o Raddoppia, dove un concorrente si presentava sulla storia del Milan dal 1950 al 1955, o dentro o fuori.
ogni competenza oggi è fondamentalmente intrecciata con altre. Facciamo un esempio semplicissimo: navigazione fluviale e lacuale. Adesso non so a chi è attribuita questa. Sul Lago Maggiore ci sono i vaporetti che vanno di qua e di là. Cos'è? Che materia è? È trasporti? È turismo? Anche turismo. È industria? Ci sono lavoratori che si spostano da un lato del lago all'altro per andare a lavorare? E tutela del territorio, dell'ambiente, inquinamenti? Vedete come sono? Ora, il fatto che nei decenni precedenti si sia sempre lavorato, e la legislazione e la Corte Costituzionale hanno lavorato per creare dei luoghi di mediazione, diciamo così, tra materie che non possono essere separate. Questa categoria della leale cooperazione, che è stata inventata, non era scritta nella Costituzione, non è un'aberrazione, è una necessità che continuerà a esistere, e questa necessità sarà resa più difficile dal fatto che il nuovo articolo 117 pretende di separare le materie. La politica non ammette separazioni di questo genere. Quindi, secondo posso dire una cosa su questo? Però, professore, scusi, il ragionamento varrebbe se non esistesse poi dopo più la Corte Costituzionale. È chiaro che qualunque norma ha la necessità... No, è del tutto evidente che qualunque tipo di criterio fosse stato scelto necessita di un'interpretazione. Sappiamo che quella che è stata... scelta per il titolo quinto è stata la più infelice che si poteva scegliere, perché la legislazione concorrente non solo ha bisogno di spiegare quali sono le diverse materie che si incrociano, ma addirittura stabilire un limite dove incomincia il ruolo dell'uno e il ruolo dell'altro. Il contenzioso tra governo e regioni è esploso per questa ragione. Ma io dicevo che questa idea della concorrenza rinascerà per l'esigenza dei fatti, ma lei diceva la Corte Costituzionale è stata intasata da ricorsi, continuerà a esserlo, mi dispiace, ma non semplificherà, questa è la mia previsione naturalmente. Secondo aspetto, il Senato nel procedimento legislativo interverrà solo in alcune materie, anche lì rientra questa illusione delle materie separabili, vabbè, comunque interverrà allo stesso livello della Camera in alcune materie, in altre materie interverrà con proposte, con suggerimenti, insomma avrà un suo ruolo facoltativo, diciamo, ma non entriamo nel dettaglio. Ma soprattutto al Senato, questo strano Senato composto da sindaci, per esempio, noi leggiamo i sindaci sperando che facciano i sindaci, no, invece andranno a consiglieri regionali. Adesso qui guardiamo la realtà, la classe politica regionale, se già non siamo entusiasti di quella nazionale, di quella regionale, insomma, vabbè, il Senato che una volta era, pensate un po', la Camera alta, adesso sarà una Camera bassina, no? Possiamo dire così. Ma il Senato dovrebbe fare qualcosa di preciso nella legislazione insieme alla Camera dei Deputati, però avrebbe anche un compito scritto nella Costituzione, irrinunciabile. Dunque, per quel che riguarda la partecipazione dell'Italia alla formazione della normativa e delle politiche europee, alla formazione, quali siano le procedure nazionali? No, ci sono delle procedure stabilite dai trattati. Sono decenni che si parla di coinvolgere i soggetti locali, autonomi, nella fase, diciamo così, ascendente, però non c'è. Ma soprattutto il Senato ha una competenza propria, insieme alla Camera, non nella fase ascendente, ma nella fase attuativa. In tutto ciò che ha a che vedere con l'attuazione, lo dice esplicitamente, delle politiche europee,
il Senato parteciperà al procedimento legislativo. Ora, chi ha un minimo di esperienza, lo diceva anche il Ministro poco fa, l'Europa oramai interviene quasi dappertutto, forse il diritto matrimoniale, ecco, ma però anche lì, però era più Strasburgo. C'era anche la questione del regime patrimoniale dei coni. Ecco, quindi anche lì. Ora, non c'è legislazione in tema di inquinamenti, di concorrenza, di turismo, di protezione dei consumatori nei confronti degli alimenti. Insomma, la legislazione europea pervade pressoché tutto l'ordinamento, è andata così. Allora, il Senato, secondo questa norma, avrà un compito paritario alla Camera dei Deputati. Allora, è una semplificazione questa. Non so. C'è poi una normetta, scusi signor Ministro, che dice che se nascono conflitti, quindi il nostro riformatore si è preso in carico questa obiezione, procedure così complicate sono tali da ingenerare conflitti. Allora, chi è che li risolve? Il Presidente della Camera e il Presidente del Senato si trovano e si mettono d'accordo. Qui io parlo da costituzionalista. È possibile che nella interpretazione della Costituzione, di regole costituzionali, si chieda a due soggetti di mettersi d'accordo. D'accordo. Ma il diritto costituzionale non è il luogo dove si tratta sotto banco, appunto, si stabiliscono accordi, si rispettano le regole. È un'altra cosa. In combo, perché noi dobbiamo chiudere il palco alle 14, doveva chiudere, sono le 14 in punto. Vi ringrazio molto per l'attenzione e la passione con cui avete seguito questo incontro tra il ministro Orlando e il professor Zagrebeschi, e soprattutto grazie ai nostri ospiti. Allora, signor Ministro, non